Hashtag Architetto, parliamo di interni con l'architetto Giuseppe Soreca. In questa nuova puntata di Hashtag Architetto parliamo di interni, di luminotecnica, di flagship, di negozi e tanto altro con l'architetto Giuseppe Soreca. Benvenuto Giuseppe. Buonasera caro Maurizio. Buonasera. Allora Giuseppe, è un piacere averti qui, noi siamo amici da sempre. Iniziamo subito a presentare un po' i tuoi progetti. Tu ti occupi un po' di... Allora, io amo definirmi coach designer perché l'idea del coach, colui che ti coccola, ti sta vicino e ti segue e ti coadiuva, secondo me è la giusta definizione per un architetto che comunque a 360 gradi cerca di affrontare un po' tutte le diverse situazioni che si vengono a presentare ogni giorno nella nostra professione. Io dico la casa è di chi la vive. Certo. Certamente poi lasciando il tuo segno, perché è giusto che sia così, no? Allora, iniziamo subito a vedere dei progetti. Sì, io ho fatto questo progetto, è uno degli ultimi. L'esigenza di questi committenti, giovani committenti, era quello di avere una grande cabina armadio con una grande zona living. Infatti abbiamo poi progettato questa cucina isola. Diciamo che è sempre di più la richiesta dell'open space. Open space perché amano stare insieme agli altri e non chiudere più la cucina come si faceva un tempo nel famoso angolo cottura, ma preferiscono far vedere quello che loro fanno. Proprio come momento conviviale da condividere con gli Infatti amici. Infatti è stato piacevole proprio essere ospite a casa loro. Quindi non più chiusi in quattro mura. No. Invece a Poi, seguire qui... a seguire c'è un locale, il Fluid, dove c'è stato un restyling. Era il periodo del jungle, no? Di questo un po' gusto esotico, dell'etnico, e quindi ho preferito fare questo riammodernamento con questa carta da parati, diciamo queste fogliame e anche le stesse sedute, è stato ripreso un po' questo discorso. Ma quindi tu hai utilizzato le stesse sedute, hai utilizzato sì, le copelle per rivestirle? Per rivestirle, questo quindi parato, nuovi colori, ha dato un'immagine nuova a un locale quindi che un restyling a tutti gli effetti. Sì, sì. Poi c'è un interno in cui la committente amava questa idea di camino inserito in una parete attrezzata, prendendo un po' di riferimenti perché piaceva questa idea dell'unica parete con il camino che doveva essere un elemento inserito all'interno della parete e non quindi, che si staccasse. Diciamo che sempre di più capita di progettare non utilizzando degli arredi già no, in commercio. No, mi piace essere molto artigianale, molto personalizzare. Vedo anche uno studio molto dei materiali, no? Di sì, mi piace considerare il particolare, il decorato, il dettaglio, come vado a larga scala, mi piace anche curare il piccolo. Quanto è importante per te la luce nei progetti? La luce diventa molto importante perché vado a evidenziare a volte dei particolari che non vengono messi in evidenza, allora con un fascio di luce o con una sospensione o con qualcosa che mi va a rendere particolare quella determinata zona o quel particolare oggetto, quindi per me è fondamentale. E spesso cerco di farle bianche come il soffitto perché è come se fosse qualcosa che viene già dal soffitto e va a caratterizzare qualche aspetto un po' più nascosto. Allora, andando avanti... Sì, in merito anche agli esterni che dicevo, è importante tener conto anche della facciata perché per me deve sempre suscitare emozioni, deve rendere partecipe la persona che sta vedendo e che c'è comunque il tocco di un tecnico, di un architetto, perché è fondamentale affidarsi a delle persone che danno anche l'effetto un po' wow, no? Che certo. Oggi si va tanto, a tanto di moda questa considerazione. In questo caso è un intervento interessante che ha valorizzato sì, una facciata prestamente, un capannone industriale di un'azienda nota in cui abbiamo dato risalto, mascherare quello che c'era dietro, un po' prendendo anche spunto dai nostri maestri e prendendo un po' ispirazione è venuta fuori questa idea di queste lamiere tagliate a laser, questa struttura un po' diciamo patchwork. Belli, come se fossero dei nastri che vanno sì, dei nastri che si intagliano. Poi, continuando sempre, come vedi, con gioco delle luci, io gli interni li vado un po' a caratterizzare. Quest'anno mi sono un po' dedicato anche ai colori,
con wallpaper e questi parati molto interessanti. Infatti sto in quasi tutti i progetti e lavori iniziando a inserire qualche pannello, qualche inserto, perché veramente mi piace molto sperimentare i nuovi materiali, come anche per esempio un lavoro fatto con la resina, cosa che il cemento molto interessante, è stata fatta questa pavimentazione, uno studio in cui abbiamo fatto questo lavoro. E poi mi piace molto lavorare per volumi, infatti pure per esempio in questo lavoro. Questa scala, raccontiamo, l'elemento portante come è fatto? L'elemento è fatto in cemento, è una scala rivestita con del marmo chiaramente sintetico, un Santa Margherita. Tagliato a 45 gradi. L'idea era quella di avere una scultura proprio tridimensionale. Sono dei monoliti. Sono dei monoliti, ma in effetti è una scala sotto la struttura in cemento. Anche qui ho utilizzato degli elementi di luce per illuminarla. Sì, esatto, sì, perché il committente voleva quasi una scultura in questa opera, in questa scala che collega la zona giorno con la zona notte. E aveva piacere nello scendere avere una scultura e non la classica scala. Allora, da qui poi appunto vediamo anche tutti questi elementi decorativi di cui parlavi. Mi piace molto nascondere gli ambienti e avere l'effetto sorpresa, no? Con queste porte a filo muro. Quindi hai mimetizzato completamente la porta. Sempre con questi wallpaper che mimetizzo la porta e dopodiché vado ad aprire e trovo comunque altri ambienti, altre cose. Che interessante. La zona bagno quanto è importante in una casa? È molto importante, oggi sta diventando importantissima anche perché la gente ci tiene ad avere di nuovo la vasca, cosa che per anni abbiamo abolito, no? Perché queste docce funzionali eccetera, oggi invece vanno ritrovando di nuovo la vasca dove loro possono rilassarsi e quindi il bagno non è più il bagno dove io vado giusto per fare le mie cose, ma il bagno diventa stanza bagno, una zona relax a tutti gli effetti. Tutti gli effetti, sì. Grazie Giuseppe, buon lavoro. Grazie a te. Hashtag Architetto, parliamo di luminotecnica con Teresa ed Antonio. Iniziamo questo nuovo incontro con due amici, Antonio e Teresa, ben arrivati. Ciao. Ciao. Parleremo oggi di luminotecnica, il vostro settore di cui vi occupate da un po' di tempo. Quanto è cambiato il mondo dell'illuminotecnica negli ultimi anni? Tantissimo con l'avvento dei LED. Diciamo che è stato completamente stravolto a fronte del discorso del risparmio energetico. Diciamo che ha avuto un'evoluzione veramente proprio velocissima, sì. Anche noi tecnici e architetti siamo dovuti aggiornare. Sì, assolutamente sì. Da un anno all'altro la tecnologia sta facendo passi da gigante. Da gigante, infatti si è passato sicuramente da un flusso luminoso molto più alto rispetto a quello che era all'inizio, anche una fonte luminosa molto più gradevole rispetto a quella iniziale, non quella luce fredda che praticamente alterava tutti i colori. Noi parliamo di luce fredda e luce calda. Mm-hmm. Che cosa significa luce fredda e cosa significa luce calda? Luce fredda tecnicamente è la luce 4000 o 6000. La 6000 viene usata essenzialmente negli ambiti industriali, la 4000 è quella che si avvicina di più alla luce naturale, però quella che solitamente noi siamo abituati ad usare negli appartamenti è la luce 3000, quella con i toni caldi che tende al giallo. Ecco, la luce calda è più adatta per la casa, no? Ma magari quella fredda la utilizziamo più per degli spazi come degli uffici, degli spazi tecnici. Sì, allora, qui abbiamo un po' di esempi, no? Di luminotecnica. Delle sospensioni del genere, che categoria di luminotecnica viene sicuramente associata? Sicuramente questa è un'illuminazione per interni, ad uso abitativo. Questa proprio in particolare ha una tecnologia che permette di passare dalla luce molto calda, 2007, fino alla luce 4000. Quindi significa che con lo stesso apparecchio possiamo decidere che tipo di luce vogliamo. Assolutamente. Quindi non sì. Necessariamente può essere o solo fredda o solo calda, no, ma può essere... puoi variare in qualsiasi momento tu voglia. Che differenza abbiamo tra un progetto decorativo e un progetto ad incasso per l'illuminotecnica? Allora, la differenza sostanziale sul decorativo è che possiamo avere elementi a sospensione, elementi ad esempio come una piantana. Queste sono una piantana, delle piantane, quindi piantana, sono esatto, elementi che vanno a decorare sempre degli spazi. Assolutamente sì, oppure abbiamo degli applic a parete. Sì. Ma gli incassi ad esempio che si possono utilizzare, cioè i corpi possono essere esterni, possono essere ad incasso, possono avere diciamo anche una al funzione. Plafone, ad esempio, un'altra tipologia di oppure sospensione, ecco. Ci sono anche poi le luci colorate, no? Che a volte si dice, si parla di dimmerare, si parla di RGB. Bravo. Raccontiamo cosa significa. Allora, dimmerare significa passare da un flusso luminoso più basso ad uno più alto.
Se è una 3000 gradi Kelvin, rimangono sempre 3000 gradi Kelvin e dimmi solo la luce. RGB invece sono i diverse tonalità di colore. Sì. Sì. Puoi cambiare tonalità anche con un software o con un telecomando. Ci sono delle lampade che poi sono delle vere e proprie sculture, no? Mm-hmm. Anche qui vedo degli elementi che hanno avuto delle segnalazioni, mi sembra, no? Sì, 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 abbiamo vinto vari premi, soprattutto anche per l'illuminazione per esterni. L'illuminazione esterna, anche quella, diciamo, è ancora un altro settore. Perché ovviamente le caratteristiche di un corpo illuminante per l'esterno sono completamente diverse da quelle dell'interno. Quali sono le caratteristiche? Sia costruttivamente che anche esteticamente. Perché devono rispettare dei requisiti, no? Sì, prima di tutto il grado di protezione. Poi ovviamente se tu praticamente un prodotto lo devi incassare a terra, lì subentra il discorso che deve essere carrabile, calpestabile, quindi sono dei prodotti completamente diversi. Sul discorso dell'esterno è richiesto molto l'RGB. Per degli effetti scenici, per illuminare. I corpi illuminanti ovviamente con i LED hanno cambiato la loro vita. Hanno, che durata di vita hanno in una, diciamo, nel quotidiano? Diciamo che è cresciuta molto la durata di vita di questi apparecchi. Prima, ad esempio, la durata di vita era limitata alla durata della lampadina che era contenuta in un apparecchio tradizionale, fosse a risparmio energetico piuttosto che lampada alogena. In un primo momento le lampade a LED hanno soppiantato appunto le lampadine tradizionali. Oggi invece le aziende produttrici propongono apparecchi che già contengono i LED, quindi non presenteremo più lampadine da sostituire. Ovviamente però questi LED hanno comunque una loro durata. No? È una durata. Che sicuramente non è come quella delle tradizionali lampade. È molto più elevata. La parte finale è quella che vediamo, no? Però poi c'è tutta la parte che sta dietro gli impianti. Esatto, ad esempio si parte dai quadri elettrici, centralini per appartamenti, fino a che contengono gli interruttori. Ovviamente un progetto del genere prevede un impianto elettrico, un progettista che pensi alle canalizzazioni. Pensi a tutto, pensi ad esempio se è un appartamento o delle tubazioni. Il classico tubo corrugato che noi siamo abituati a mettere all'interno degli appartamenti o negli edifici veramente civili. Se si tratta di impianti invece sul terziario, dove non si può andare magari col tubo corrugato, ma per evidenti motivi di funzionalità o semplicità di utilizzo, possiamo utilizzare canaline in plastica ad esempio, oppure canalizzazioni metalliche se si tratta di impianti terziario o industriali. Perché devono rispettare delle norme, è chiaro, delle caratteristiche. È chiaro. I materiali ovviamente sono cambiati, no? Anche di questi impianti negli ultimi anni si sono evoluti. Assolutamente, l'evoluzione diciamo è in tutto quelli dei materiali che compongono un impianto elettrico. Allora io vi ringrazio, Teresa ed Antonio, grazie, buon lavoro. Grazie.